Mezzo, ma è possibile che io devo faticare dalla mattina alla sera e quel disgraziato di tuo figlio? Passa per il giro! Attendo, sa! Te dove se la veni il grambo dello grattacagli? Salve, se magna! Ah, buongiorno! Ben arrivato, dottore! Stavamo appunto preparando il pranzo per lei, va bene? Sì. Quante volte mi dici che non voglio aspettare quando devo mangiare? Mi incazza da morire quando... Scusa, papà! Dove sei stato? Ah, papà, ho accompagnato la nuova inquilina dal professore! Ah, sì? Su! Via di sto vetto, mamma, mandando che vado con di la pasta. Grazie, mamma. Piglialo vetta a mamma, che adesso fai i conti con Pepe. Siediti. Sì, sì. Allora, raccontami tutto. Papà, la nuova inquilina è uno schianto. E chi è che se l'ha inghiappetta? Tutti, papà, tutti. Ma mi vuoi far bere, porca puttana? Appunto. Appunto che? Pronto? Sì. Parlo con quello stronzolo di mio figlio? Sì. Che consigli vuoi? Che mi stai prendendo per il culo? Ma papà, la nuova inquilina fa la squillo. Che fa? Fa la puttana. Depraveto. Ma come, una volta che ti porto una buona notizia? E quale sarebbe sta buona notizia? No, niente, c'è un aumento del 20% per i portieri, ma nell'85 però. Ah, camba cavallo. Un grande lo sei preso, lo vedo, mamma. E piglialo su. E piglio questo vetta, mamma, così diventi bello come Pepe. E non glielo ricordassi, se no gli aver compresso. E tu, succhia dello vetta, mamma, che diventi grosso. Ma me fa schifo, è uscito dal culo. Oh, non di parolacce, sa. Oh, ma che sei scema? Non ti risponde così a tua madre. E non lo maltrattare. Così t'impari. E tu, porta rispetto a tuo padre. Anche oggi fa salvo.